Buongiorno a tutti. Passiamo da un campo eminentemente speculativo di ricerca, come è stato magistralmente condotto dalla professoressa Renieri, che ha nelle sue stigmate queste caratteristiche in virtù delle sue attitudini personali, ma anche in virtù dei grandi maestri che ha avuto, per passare in un terreno più consono alla chirurgia, di conseguenza molto più pragmatico. Incominciamo a parlare in modo abbastanza pedestre di una definizione di malformazioni vascolari, che sono rappresentate da malformazioni arterovenose che hanno un alto flusso e sono caratterizzate dalla presenza di un salto del circolo capillare. C'è infatti una comunicazione diretta tra circolo arterioso e circolo venoso attraverso un nido che può essere isolato, solitario o multiplo, multifocale, di fistole arterovenose. Ma qual è l'impatto? Sono sì malattie rare, però non sappiamo con esattezza l'incidenza globale. Come ha ben detto la professoressa Renieri, la Società Internazionale per lo Studio delle Malformazioni Vascolari ha stimato l'incidenza dei tumori vascolari tra il 4 e il 10%. Mentre invece le malformazioni vascolari studiate soprattutto nei bambini rappresenta l'1,2%. Sono malformazioni che colpiscono più frequentemente testa e collo e poi subito dopo vengono rappresentate nelle estremità. Possono interessare qualunque tipo di vaso di grande, medio e piccolo calibro. Di solito c'è una o più arterie tributarie che vanno a costituire questo nido di fistole arterovenose con uno scarico precoce nelle vene di drenaggio. Le dimensioni e l'estensione del nido è estremamente variabile. Questo tipo di alterazioni, generalmente su base genetica, prevedono un'eziologia multifattoriale rappresentato da disordini dello sviluppo embriogenetico del sistema vascolare. Esistono forme sporadiche, forme ereditarie e le malformazioni arterovenose congenite possono essere rappresentate da forme tronculari e forme extra-tronculari. Le sedi anatomiche preferite sono il distretto cervico-cefalico, le estremità, esistono anche delle forme toraciche, addominali e pelviche, e le forme encefaliche delle quali parlerà il professor Rossi. Ci sono delle sedi anatomiche preferenziali e la classificazione della International Society per le malformazioni prevedeva una prima classificazione che è stata stilata nel 1996, quindi circa 20 anni fa, e le suddivideva in tumori vascolari e in malformazioni a basso, ad alto flusso o combinate. Questa classificazione è stata rivista lo scorso anno, è stata meglio articolata e veniva rappresentata e schematizzata nella presenza di tumori vascolari, malformazioni vascolari semplici, combinate, malformazioni dei vasi maggiori o malformazioni vascolari associate ad altre anomalie congenite. Queste anomalie hanno una speccata tendenza all'evolutività, è difficile assistere a una regressione spontanea, recidivano con estrema facilità, infatti circa l'80% di queste malattie recidivano dopo embolizzazione o resezione chirurgica. E il percorso di queste malformazioni è accelerato da situazioni ormonali particolari, per esempio quale quella che si può sviluppare nella pubertà, nella gravidanza e nei traumi. Ci sono delle classificazioni che mirano a inquadrare meglio l'evoluzione e la classificazione di Schöbinger la suddivide in 4 stadi e esistono anche dei criteri prognostici negativi nell'evoluzione delle malformazioni arterovenose che sono rappresentate dalla comparsa in età infantile o giovanile, dall'estensione delle dimensioni, dalla rapidità dell'accrescimento, dalla presenza di forme extratronculari. Vanno incontro a complicanze
e le complicanze possono essere di natura locale o sistemica. Le complicanze locali sono rappresentate dall'insorgenza di un'insufficienza venosa cronica, dalla comparsa di lesioni ischemiche, di ulcerazioni cutanee e di situazioni emorragiche. Le complicanze sistemiche sono rappresentate da disturbi cardiaci quali quelli offerti dalle tachiaritmie o addirittura dalla comparsa di uno scompenso cardiaco congestizio. Questo è il quadro clinico, rappresentato da tumefazione, dolore, iperemia soprattutto. L'esame obiettivo consente di rilevare una tumefazione di consistenza molle-elastica, una chiazza rosacea e delle strie teleangiectasiche. La palpazione consente di apprezzare un trill e una marcata pulsatilità e l'auscultazione consente di poter reperire un soffio continuo con rinforzo sistolico. Ma come riusciamo a fare diagnosi di malformazione arterovenosa? Noi abbiamo come obiettivi quello di confermare il sospetto clinico e di valutarne l'estensione, l'architettura e l'emodinamica. Di conseguenza dobbiamo ricorrere, possiamo ricorrere a indagini diagnostiche non invasive e invasive. Le indagini diagnostiche non invasive sono rappresentate dall'eco color Doppler, dalla risonanza magnetica nucleare, dall'angio TC e dalla scintigrafia con emazie marcate. Mentre invece gli esami invasivi sono quelli che possono essere offerti da una angiografia, che però è sempre un esame da utilizzare come procedura che consente poi immediatamente un successivo trattamento. Queste sono immagini di eco color Doppler che consentono di effettuare una valutazione morfologica e flussimetrica delle malformazioni e possono consentire anche un follow-up di quelle lesioni che sono state trattate. La risonanza consente di effettuare un completo inquadramento diagnostico che ci dà informazioni relative alla morfologia, all'estensione in profondità delle lesioni, ai rapporti anatomici con i tessuti circostanti e la presenza di eventuali altre anomalie extravascolari associate. L'angiotac ci dà un quadro angioarchitettonico molto dettagliato, ci dà informazioni relative all'anatomia delle arterie afferenti e delle vene di drenaggio e consente di valutare anche un eventuale coinvolgimento osseo della lesione. L'angiografia ci consente di effettuare un corretto planning terapeutico. Ma quale trattamento questo tipo di lesioni estremamente complesse che, come abbiamo visto, nell'80% dei casi possono tendere a recidivare? Noi possiamo innanzitutto sottolineare il concetto che è fondamentale un approccio multidisciplinare alla lesione e possiamo adottare due modelli terapeutici. Una terapia conservativa nel caso in cui ci trovassimo di fronte a forme stabili e in assenza di complicanze. Indubbiamente va approcciata la lesione con una terapia invasiva in presenza di forme proliferative, di localizzazioni profonde, di masse di grandi dimensioni o quando vengono a verificarsi complicanze locali o sistemiche. Ma in cosa consiste il trattamento? Noi possiamo offrire al paziente affetto da questo tipo di patologia un'aggressione diretta che consente di eliminare radicalmente il nidus e possiamo procedere a una sclerosi percutanea dello stesso nidus. Possiamo embolizzare con un concetto di aggressione anterograda le arterie afferenti oppure possiamo procedere a una sclerosi percutanea delle vene di drenaggio. Questo è un esempio di trattamento chirurgico che offre anche la possibilità di dimostrare un approccio multidisciplinare perché il chirurgo vascolare effettua un'exeresi chirurgica del nidus e dei tessuti molli circostanti e il chirurgo plastico in una fase successiva può procedere a una plastica loco-regionale con lembi cutanei o muscolari. Ma come si esegue un'embolizzazione percutanea delle arterie afferenti riuscendo a effettuare un cateterismo superselettivo? Noi abbiamo degli agenti scleroembolizzanti che è costituito da sostanze non riassorbibili o riassorbibili.
E questo è un caso clinico che presento di una donna di 36 anni con una malformazione arteriovenosa polmonare a livello del lobo medio con segni di scompenso cardiaco, congestizio. Questo è il primo trattamento che consiste in un'embolizzazione dei rami dell'arteria polmonare. Non essendo stato efficace il primo trattamento, si è proceduto a un secondo tentativo di embolizzazione che ha dato un risultato estremamente soddisfacente. Le localizzazioni polmonari sono tra le situazioni più compromettenti e più difficili da trattare. Trattamento con sclerosi venosa retrograda nelle malformazioni craniofacciali e nelle malformazioni arteriovenose periferiche complicate da lesioni trofiche ulcerative. In conclusione, quando andiamo a affrontare un trattamento che è sempre chirurgico, chirurgico maxi-invasivo o chirurgico percutaneo, sempre un gesto chirurgico è, bisogna tenere in attenta valutazione una bilancia che sui due piatti vede da una parte rappresentati i rischi e dall'altro i benefici. Noi dobbiamo ispirarci ai principi della scuola medica salernitana, caratterizzata dalla frase primum non nocere, e quindi dobbiamo attentamente valutare quello che andiamo a fare con il nostro approccio chirurgico. Dobbiamo essere assolutamente certi che il risultato del nostro trattamento offrirà al paziente più benefici che rischi. Laddove si rappresentino in fase preoperatoria una preponderanza di rischi, è bene soprassedere. E in conclusione, ringraziando tutti per l'attenzione, ribadisco il concetto che non esiste più, anche se in questa sede a volte siamo portati a pensarlo, non esiste più un uomo solo al comando, ma esiste un team. E grazie alla collaborazione tra i vari specialisti che possiamo offrire il miglior approccio terapeutico al paziente affetto da queste gravi malformazioni prevalentemente a impatto genetico. Grazie.